Allora ragazzi, sono qui al bar Osteria La Quercia con la Lori che si sta facendo uno smoothie. Siamo venuti qui nella sala di... Alla frutta siamo nel privé, diciamo, nella e zona... E dove siamo? Siamo al bar Osteria La Quercia a Mendrisio. Allora, via Franchini 5. Esatto, al sabato siamo qui, ricordatevi il sabato 18, ci sarà la Lori, un po' di amiche, che ci sarà, abbiamo... L'osso buco con riso alla milanese. Vabbè, ma il video non è concentrato a quello. Siamo qui perché siamo spostati qui perché c'era troppo casino. Siamo qui nella sala privé perché vogliamo rispondere a uno in particolare, o a tutti, a uno, la considerazione uno che in particolare. Esatto, uno in particolare, che l'altro giorno, mentre ho fatto un video sul mio lavoro, spiegavo il mio lavoro di progettazione, no? E questo qui ha detto, no, ma Lambre, ma tu non sei un progettista, ma che progettista sei? Ma alla fine tu sei un assemblatore di cose, perché in realtà i progettisti... emanano empatia, passione per il loro lavoro, cioè tu alla fine non sei un progettista perché si vede che non hai la passione, non emani questa passione per il lavoro. Prima ti risponde lei, poi ti rispondo io. Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa, io faccio la cameriera, nel frattempo dico questo. Ok. Non è un lavoro che, cioè non è un lavoro che mi appassiona, diciamolo, ok? Però alla fine il lavoro cos'è che serve? Per guadagnare dei soldi, principalmente. Poi la passione, anche lì, ma secondo voi può essere passione un lavoro che fate 8 ore al giorno? Anche di più, perché comunque il mio lavoro si fa anche di più. E poi arrivi a casa stanco, che non è più voglia di fare niente, non è più tempo libero. Cioè, passione di cosa? Cioè, la passione che... Si lavora per lavorare, perché allora, non hai soldi per campare. Allora, la passione ce l'avrei. Passione la fai 2 ore al giorno, al allora, massimo. La passione ce l'avrei se sono a Minorca, che mi alzo la mattina a far colazione, vado a spiaggia, mare, a robo, e mare. Non faccio niente tutto il giorno. Esatto. Qua c'ho la passione. Cioè, uno che mi viene a dire, no, ma la passione... Ragazzi, ma che passione di che cosa? Io sono più di 30 anni che lavoro in fabbrica, mi sono rotto le scatole, cioè non è che, non nascondo, mio padre alla mia età era già quasi in pensione ai tempi, oggi no perché ti allungano quota 102, 104, 106. Devi pregare di non morire prima. Ma passione di cosa? Mego più di fare gogo, voglio andare in pensione e fare gotto col des, cioè, ma se andrei a pinciurlà, cioè, passione. Allora vado, ovviamente, dopo 30 anni che faccio progettazione meccanica, poi mi viene da ridere i commenti sotto. Ho voluto fare un video dove ho parlato molto in termini basici, nel senso come se stessi spiegando il mio lavoro alla Loli, che di automazione industriale non ne capisce. Arrivati i fenomeni, ma qui, ma si dice acciaio, qua è arrivato un altro, un programmatore PLC, che, ah no, ma tu non fai di qui. Tutti che parlavano, ho voluto fare un video dove spiegavo in termini semplici il mio lavoro, ok? E faccio questo lavoro da una vita, faccio progetti di impianti, ci sono in giro per il mondo non so quanti impianti che in tutti questi anni ho progettato, ma non me ne frega niente, ma non mi vanto di, vado perché mi pagano, ok? Ho deciso anche di fare un po' di meno di ore per avere più tempo libero, quindi ho uno stipendio nella media che prendo in Italia un operaio perché facendo un po' di meno ore, ma non è che mi vanto perché faccio il mio lavoro, se potessi non farei niente tutto il giorno, ma io non è che faccio parte delle persone che magari, perché la follia, Lori, poi ti lascio spazio a te, voglio che parli un po' te, la follia che c'è oggi in Italia è che abbiamo gente che lavora più di me e che dice che non lavora, oppure c'è gente che praticamente, cioè quindi c'hai quelli che lavorano più di me e che dicono che non lavorano, e poi abbiamo quelli che non lavorano e dicono di fare tutto. Sì, sì. Cioè abbiamo chi non lavora e dice di fare tutto, che lavora, faccio di qui, non fa niente, poi abbiamo quelli che invece lavorano più di me e di te e dicono che non lavorano, cioè la follia, cioè ma questa roba dell'inganno del lavoro, ragazzi, ma io non ho problemi, se io non facessi niente tutto il giorno, non dovessi andare in fabbrica, non dovessi rompermi le scatole, dovessi stare lì, AutoCAD, SolidWorks, cilindri, pistone, cioè ragazzi, io ve lo direi tranquillamente che non faccio niente, ok? Anzi, me ne vanterei se veramente non faccio niente, non che vengo a dirvi ragazzi, ho smesso di lavorare, non lavoro più, lavoro e poi lavoro. Purtroppo devo ancora lavorare.
Loli, di qualcosa tu. Ma vogliamo anche dire che ad oggi, al 2023, quasi 2024, c'è ancora gente che pensa che tu non lavori. Ma magari! Magari non lavorassi. Cioè, quello che entra in fabbrica tutte le mattine. Poi, chiaro, c'ho le ferie, me ne vado via. Adesso anche per lavoro devo andare a Stoccarda da vedere la fiera della formazione. Ma noi al lavoro ci andiamo anche in ritardo, vero Lambre? Io sono sempre in ritardo. Sempre in ritardo, certo. Perché ogni minuto buono che guadagni non andando al lavoro... Allora Loli, io non timbro, però ti dico la verità. Se arrivo, io devo iniziare alle 9, però ultimamente sto arrivando sempre 9 e quarto, 9 e 20. Poi esco 20 minuti, mezz'ora dopo. Le ore che devo fare le faccio. Sì. Quindi non faccio più dalle 9 alle 3 e mezza. Quante ore fai, vogliamo dirlo? Faccio 6 ore effettive. 6 ore. 6 ore escluso la pausa, quindi faccio 6 ore e mezza. Part-time, la scelta giusta. No, faccio 6 ore, non è proprio un part-time. Non è proprio un part-time. Part-time caro. Giusto sarebbe 4-5 ore. Faccio 6 ore perché faccio entro un'ora dopo e esco un'ora prima perché evito tutto il traffico. 5 giorni su 7, no? Sì. Evito il traffico, mi faccio 30 ore a settimana, poi se c'è da fare qualche ora in più perché devo finire l'impianto le faccio, se non c'è lavoro magari lì sto a casa e posso lavorare, però diciamo che questo semi part time è molto buono perché entrando un'ora dopo, cioè diciamo che il mio orario sarebbero le 9, evito il casino e uscendo alle 3 e mezza 4, alle 4, ultimamente sto uscendo alle 4 perché arrivo sempre 9 e quarto, 9 e 20, esco alle 4, anche se devo uscire alle 3 e 45, poi esco alle 4, 4 e quarto, però è quell'ora prima che mi fa evitare tantissimo traffico, hai capito? Cioè, poi lei, Loli, invece è un po' più avvantaggiata, mi pare, per il lavoro, sì, perché sei abbastanza vicino. Sì, faccio la cameriera, faccio un part-time, la scelta giusta. E lavoro dalle 4-5 ore e media al giorno, anche io 5 giorni su 7, e riesco a campare benissimo. Sì, ma poi la gente mi chiedeva anche, Lambre, però tu fai... Ma guardate, ragazzi, che qui al massimo... Mi copro le spese di quando vado via, non credete, io devo fare il mio lavoro. Calcoliamo che lui lavora in Italia e io lavoro in Svizzera, quindi siamo due zone diverse. Sì, però questo discorso del lavoro, che la gente ti viene a dire la passione, no? Ma non c'ho più passione, c'ho voglia di andare in pensione, ragazzi. Cioè, non c'ho più voglia di fare niente. Io voglio andare in pensione adesso. Cioè, Loli vuole andare in pensione ancora prima, non c'ho voglia più fare niente. Cioè, non lo nascondo, ma devo lavorare i giovani. Loli è già vecchia. Loli, devo lavorare con i 20 anni. Io sono vecchia. Siamo già vecchi noi. Loli dovrebbe andare in pensione pure lei. No. Cioè, Loli, io ho meno voglia di fare di te. Non lo so, tu... Poi è chiaro che... Cioè, a me viene da ridere invece vedere gente, ragazzi giovani... Che sono a casa, non fanno niente e devo andare io al lavoro dopo più di 30 anni che vado in fabbrica e ne ho. È vero che io adesso ho studiato, sono partito tardi, ho fatto degli anni sabbatici in giro, però ragazzi, cioè io quando sento il commento, no, ma non c'hai sta passione, ma non ce l'ho più la passione. La passione, ragazzi, ce l'ho per altre robe, la passione. Anche voi dovreste avere... Allora, ragazzi, io nella mia vita ho sempre avuto la passione. Sì, ho avuto la passione. Anch'io tantissimo, per dormire, per mangiare, per viaggiare. Esatto. Queste cose ho tanta passione. Esatto, ho tanta passione per altre cose, ma non per il lavorare. Ragazzi, io veramente non ho passione per il lavoro. C'è gente che dedica la vita tutta al lavoro. Ma ben che venga. Però, cioè, non venitemi a dirmi che è normale avere la passione. Ah, vivo per il... Io non vivo per il lavoro, ragazzi. Vivo per altre cose. Cioè, io vivo... ho altre passioni, a parte quello che voi pensate, ovviamente mi piace viaggiare, divertirmi, stare in compagnia con gli amici, venire qui al bar Osteria La Quercia a mangiare, cioè ho passione a venire a mangiare qui, stare con gli amici, divertirmi, ma non ho passione per il lavoro. No, Loli, tu cosa dici? Sono d'accordo, perché alla fine bisogna viverla la vita. E andando al lavoro è un po' come se te la privi, perché non fai le cose che davvero ti piacciono. Poi, se tu hai la passione veramente di sgobbare 8 ore al giorno, ho contento per te. Cioè. E poi un'altra cosa. Io mi ha fatto riflettere molto il video del grande Silvano Agosti, il discorso tipico dello schiavo, che trovate su internet, dove lui dice che non c'è niente di più miserabile che lavorare 8 ore al giorno, 6 giorni, 5 giorni su 7. Allora, mi ha fatto portare, diciamo, a riflettere e dire c'è anche qualcosa fuori dal mondo del lavoro. Bisogna lavorare, per l'amor di Dio, però il lavoro non deve diventare la questione principale, che fuori dal mondo del lavoro non è niente. Ragazzi, non bisogna vivere per lavorare, ma lavorare per vivere. Le cose le dovete fare da giovani. Se voi pensate di
una delle cose peggiori che potreste fare, la cosa, l'accumulatore. L'accumulatore di dire: io faccio tutta la vita, da quando ho 20-40 anni, rinuncio a tantissime cose per accumulare soldi, per poi poter lavorare un po' di meno. E dopo i 40 anni avete sbagliato tutto. Purtroppo. Dovete sì. godere la vita quando siete ragazzi. Non dovete. Può succedere qualsiasi cosa, ragazzi. Sarebbe... qualsiasi cosa. Cioè, il discorso: no, ma lavoro, metto via prima, poi dopo 40 anni faccio. Ragazzi, vi siete bruciati la gioventù. Sì. Dovete lavorare da giovani, ma dovete anche divertirvi, viaggiare, roba. Viaggiare, soprattutto viaggiare. E spendete i soldi bene, non spendete i soldi incretinate. Ok, gioco d'azzardo, alcol e robe del genere. Sì, vanno gestiti bene i soldi. Purtroppo non tutti sono capaci di gestire i soldi. Esatto. E comunque, ragazzi, quando io smetterò di lavorare, ve lo dirò tranquillamente, cioè non ho problemi. Facciamo una mega festa, sì. Cioè, ma poi mi viene da ridere quando, cioè, sento i commenti della gente: non hai più la passione. Cioè, ma che passione? Mai avuta. Ma io non ho mai avuta la passione. Ma non l'ho mai avuta. Io sono 30 anni che faccio progettista, ma non ho mai avuto la passione di farlo. Ho la passione quando mi pagano, se non mi pagano non ho più la passione, ragazzi. Vi saluto.